Chi combatte l'Ndrangheta è mio fratello. Con queste parole il leader della Lega, Matteo Salvini, ha spiegato i motivi della visita al procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, incontro riservato con cui ha iniziato la sua seconda giornata di appuntamenti in Calabria. Un incontro lungo, cordiale, positivo, totale sostegno a chi fa la guerra all'Ndrangheta, paese per paese, città per città, negozio per negozio, quindi siamo con lui. So che è vittima di tante minacce, come lo sono stato e lo sono io, quindi chiunque sia a disposizione per ripulire, risanare e rilanciare la Calabria è un mio fratello, e quindi ritenevo un piacere e un dovere portargli il mio e il nostro sostegno. A margine di un convegno di Confagricoltura a Catanzaro, Salvini ha chiarito ai giornalisti una dichiarazione del suo vice Giorgetti. Qual è il valore che date alle elezioni in Calabria? Ieri Giorgetti dalla Gruber ha detto che della Calabria non interessa niente a nessuno, fondamentalmente. Gli altri sì, perché io non vedo altri segretari di partito. Io ero qua ieri, sono qua oggi, tornerò settimana prossima. Io parlo del gemellaggio delle due Reggio, Reggio Calabria e Reggio Emilia, perché l'Ndrangheta purtroppo si è infilato ovunque, la fame di lavoro c'è sia in Calabria che in Emilia Romagna, fame di sicurezza, fame di buona sanità, e qua i due temi da cui ripartiremo per la Calabria sono il lavoro, e l'agricoltura è fondamentale per il lavoro, e la sanità, perché il diritto alla salute è fondamentale. Quindi è chiaro che le grandi televisioni e i grandi giornali si occupano dell'Emilia Romagna, perché lì la sinistra governa da 50 anni, però oggi non farei 7 incontri se non credessi che anche il voto calabrese è fondamentale. Salvini ha pure incontrato il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo, considerato in avvicinamento alla Lega. È un ottimo amministratore, con le idee chiare. Qua a Regione Calabria manca un piano rifiuti, manca un piano spiagge, ci sono debiti in sanità di 3 miliardi, ci sarà l'emergenza rifiuti in molte città, purtroppo già a febbraio, e quindi sto ragionando di quello che accadrà da settimana prossima, perché le elezioni le vinciamo. Il problema è mettersi a lavorare subito. Tappa successiva Riace, il comune che sotto la guida dell'ex sindaco Mimmo Lucano è stato considerato un modello delle politiche di accoglienza degli immigrati, finito però sotto la lente della magistratura. Andrea Riace, cosa crede di fare? Tanta gente per bene, dopo tante chiacchiere, tanta gente per bene che pensa di rilanciare Riace grazie ai calabresi, non grazie agli immigrati che sbarcano.